Cosa importante è che non mi è mai mancata, tra l'altro, la fiducia dell'ambiente, la fiducia dei giocatori, dell'allenatore. Questo per me è stato fondamentale, perché non era tanto la condizione fisica che mi mancava quanto una situazione mentale. Fortuna ha voluto che sono arrivato nel momento opportuno. Lo abbiamo fatto per Diego Armando Maradona, lo rifacciamo per Pablito. Era doveroso da parte nostra, l'abbiamo detto anche l'altra volta, non ci piace osannare le persone solo quando sono andate via, ma quando qualcuno ci ha concesso un'emozione, quando qualcuno ci ha dato dei brividi, quando ci ha fatto riempire gli occhi di lacrime e di felicità, quando è riuscito a riunire il senso nazionale, andando anche oltre la politica, erano anni difficili, ma vincere il campionato del mondo e vedere quei gol da parte di un ragazzo come noi, tutto sommato, gracile, senza grilli per la testa, con la sola voglia di poter riaffermare un concetto, che lo sport è bello in quanto tale e che il calcio è lo sport più bello del mondo. Purtroppo siamo in un periodo in cui soffriamo per non essere sulle nostre curve, sui nostri distinti, perché vorremmo stare lì ad urlare per la nostra squadra del cuore. Non lo possiamo fare, è un 2020 che non dimenticheremo facilmente, e che ci ha tolto due dei più grossi giocatori della storia del calcio. Pelé oggi ha detto che Paolo Rossi era quanto di meglio si potesse cercare nel calcio mondiale, e noi siamo d'accordo con lui. Come abitudine dell'Orlando Curioso, non ci fermiamo, parliamo di cose serie, ma siamo sempre convinti che ci vuole anche un po' di speranza, che non è il ministro, ma ci vuole semplicemente un po' di allegria in modo tale da poter andare avanti. E noi ce la mettiamo tutta. Quindi via con lo show. Siamo al 20 aprile 2050, cari italiani, vi chiedo solo un piccolo altro sforzo. Stiamo a casa ancora qualche giorno. Ce la faremo. Ce la faremo. Arrivederci. E brava la regia, primo errore, ottimo, ok, andiamo una bellezza ormai, va bene, dai, possiamo fare così, possiamo fare così. Intanto io comincerei a ricordare che ci troviamo su Lab TV, è inutile che ridi da lontano perché hai sbagliato, non leggi i copioni, non leggi quello che ti si prepara, perché noi andiamo sempre di fretta, c'è sempre qualche altra cosa da fare e non facciamo quello che dobbiamo fare. Ti aggiusto io a te, va bene. Intanto mi fai cioè, oltre l'edizione straordinaria c'era una cosa che riguardava la possibile caduta del governo, ma la vediamo tra poco. Intanto approfitto per salutare i miei amici che hanno scritto durante la settimana: Chiara, Gianluigi, Francesco, Alessandra, Angelo, Maria Rosa, Milena ed i suoi genitori che si sono appassionati a questa misera trasmissione, Fabio e poi Antonio e Gina, che hanno raggiunto le 100 tessere per il fan club. Grazie Antonio e Gina, festeggeremo non si sa quando, perché qui il nostro ministro impegnato con le battaglie non abbiamo capito, pare che voglia allentare un po' le maglie, pare che diventiamo tutti di un giallo, che possiamo andare anche a Pescosannita. E va bene, e allora divertiamoci così. Allora, la caduta del governo e poi vediamo il resto, mi ridate un po' la voce.
Non c'è la caduta del governo. E vedete, è perché voi siete filo governativi, non c'è nulla da fare, non c'è niente da fare. Vabbè, allora andiamo avanti. Posso vedere Arezzo vive? No, e questo lo dobbiamo vedere e intanto prepariamo la telefonica. Il freddo, sai cosa vuol dire il freddo? Prima di tutto vuol dire abituarsi, bello. Io ho perso amici di freddo. La stessa notte, a meno di un chilometro di distanza. La mia salvezza, sai qual è stata, bello? Una, vedi, si sente un poco toccata nelle... E due. È una vita ai margini quella di Michele, partito dalla Basilicata e arrivato ad Arezzo dopo un peregrinare in Europa. Vengo dalla provincia di Matera. Si chiama Scanzano Ionico il mio paese. Mi sono dovuto fare metà ponte, Scanzano Ionico, a piedi su tutta la superstrada, quella che va da Taranto a Reggio Calabria. A piedi! Adesso Michele vive per strada e dorme nella zona Giotto, al fianco dei suoi amici più fedeli, i suoi tre cani. Ieri notte è passata la Croce Rossa. L'altro ieri è passata la Croce Rossa. Ho dormito l'altro ieri, ho dormito proprio nell'entrata della chiesa. Stanotte ho dormito qui, lì, sull'erba, così potevo attaccare meglio la tenda. E ti dico, io ho la fortuna che ho tre cani, e la tenda. I tre cani mi si mettono attorno a me. Ma stamattina alle 4 pensavo di morire di freddo. Oggi presenteremo quello che è un po' la sintesi di tutto il lavoro che ormai da più di 4 anni stiamo facendo in Caritas in collaborazione con il consorzio che nasce dalle cooperative Sale della Terra. È la presentazione di un libro che è proprio l'Italia che non ti aspetti, che è proprio il manifesto politico pastorale della Caritas di Benevento, dove noi... E allora dalle immagini avrete capito di chi stiamo parlando e con chi ci sentiremo. Nicola, ci sei? Eccomi, Nazareno. Don Nicola o Nicola? Posso chiamarti anche Nicola? Ma soprattutto. Nicola, io ci tenevo che tu ci fossi perché prima, poi ti manderò il link della trasmissione e potrai vederlo, ho mandato una testimonianza di una persona che dorme per strada ad Arezzo, ma io penso che sia un problema un po' nazionale questo e... Consentimi lo sfogo, penso anche che in questo periodo c'è molta gente che è un po' ipocrita, tu li devi perdonare, io un po' meno, nel senso che fare del bene non è solo una cosa teorica, ma è una cosa pratica, nel senso che dobbiamo essere vicini a chi ha la sfortuna di vivere il disagio e a chi ha fame, ecco, diciamolo. Quindi è inutile riempirsi solo di buoni propositi. Io so che tu stai portando avanti una iniziativa alimentare molto importante e ti volevo qui. Poi ti leggo anche una mail ed è il motivo per cui ti ho chiamato. Ci puoi spiegare di che si tratta e dare anche dei riferimenti per chi tra i nostri teleascoltatori volesse seguire i tuoi consigli? Allora, è la quarta distribuzione del paniere alimentare. Noi dall'inizio dell'emergenza Covid abbiamo cercato di essere a fianco alle persone che si trovano in difficoltà. Perché? Perché nel nostro centro di ascolto, nel periodo di chiusura di lockdown, abbiamo avuto un 200% di aumento di persone che si sono recate alla Caritas. Gente che noi non avevamo mai visto e gente che aveva proprio la mancanza dei beni primari, la pasta, il pane, l'olio, la farina. Perché? Perché ha smarrito il lavoro. Tu, Nazareno, lo sai, Benevento tantissime persone lavorano in nero, tantissimi lavorano certo. in maniera non legale. Tra l'altro mi stai confermando anche cosa che avevo già fatto notare rispetto alla Croce Rossa, cioè in queste file, tra queste persone non c'è il solito tipo personaggio che noi conosciamo, comincia a esserci anche un po' di quella classe media che sta andando in difficoltà. Io ti dico ancora di più, Nazareno, ormai sì. Statisticamente noi abbiamo rilevato che chi già viveva nella soglia della povertà assoluta e estrema non ha avuto nessun cambiamento nello stile di vita, cioè chi era povero è rimasto povero, ma siccome prima già si arrangiava,
a continuare a vivere nel suo standard di vita, mentre invece chi si è trovato in grandissima difficoltà è proprio quel famoso ceto medio, cioè i piccoli artigiani, chi lavorava in nero, chi aveva un lavoro precario e non ha avuto neanche i benefici della cassa integrazione, le attività commerciali che per il momento hanno avuto uno stop, ma dovranno poi e non ripartiranno perché non riapriranno, perché le tasse sono state soltanto spostate, non sono state annullate, quindi avranno di nuovo tutte quante le incombenze amministrative che dovranno superare. Quindi io prevedo che febbraio-marzo sarà un'ecatombe quando torneremo alla cosiddetta normalità, che farà un male grandissimo, e un male ancora più grande sarà l'altro tipo di povertà, che è la povertà educativa, perché noi e con le scuole che continuano a essere chiuse, scusami, chiuse. No, con tutta la sicurezza di questo mondo, mi sembra che siamo uno dei pochi paesi d'Europa che continua in alcuni casi e in alcune città tra cui la nostra a tenere le scuole chiuse. Dobbiamo trovare una soluzione sociale e la soluzione si deve trovare, anche perché se tu tieni i ragazzi fuori di casa hanno dei danni psicologici che sono inimmaginabili, perché iniziano ad avere paura di confrontarsi con l'altro, la diffidenza. E tanto che accanto al paniere alimentare noi partiremo adesso con uno sportello proprio di sostegno psicologico. Abbiamo un gruppo di persone, tra cui Giovanni Tagliaferri, che è stato assegnato noi dalla Caritas, che è un grande psicoterapeuta, che inizierà a fare questo tipo di lavoro, perché adesso questo c'è bisogno. L'iniziativa lì sopra la caserma dei Carabinieri, innanzitutto, non vuole essere, io ho letto da qualche parte che la Caritas ha il monopolio, ma la Caritas non lavora in silenzio, non è né di destra né di sinistra né di centro né di qua né di là, la tirano dappertutto, perché diciamo nome e cognome, Angelo Moretti, che prima era il coordinatore ma adesso non ha nulla a che vedere con la Caritas, sta facendo un altro tipo di percorso, ma non ha nulla a che vedere, quindi non si può tirare in ballo l'istituzione Chiesa, che è al di sopra di tutto e di tutti, ed è anche al di sopra di Don Nicola De Blasio, perché la Caritas in Benevento non è Don Nicola De Blasio, ma è Felice Accrocca, che è l'arcivescovo e il presidente. Quindi Nicola, sei stato chiarissimo nella tua esposizione, come sempre. Ti volevo solo accennare, perché poi io contatto le persone in funzione di mail che ricevo. Questa qui era di Anna Blandino, che ha 29 anni e apprezza lo sforzo nei vari settori della cultura e del sociale, ma dice una frase che mi è rimasta impressa: aiutare gli altri è aiutare se stessi. Grazie a tutti voi che vi date da fare anche nel settore del sociale. Quindi penso che ringraziasse te, oltre che noi che non facciamo altro che il nostro dovere di comunicare alcune cose. E tu sai benissimo che la comunicazione in questo momento è fondamentale. Fondamentale. Perché la comunicazione, la cosa si può dire in tanti modi, ma quando va detta bene allora si dice la verità. E quindi molti invece strumentalizzano la comunicazione. Grazie. Grazie a te, scusami Nicola. Trovate tutto sulla pagina Facebook e sulla pagina del sito della Caritas di Benevento. Mi fai sentire un poco il tuo urlo rispetto ad un altro settore, quello giallo-rosso? E soprattutto forza strega! Grande Don Nicola, ok, vincere. Grazie. Ci risentiamo appena passa questo brutto periodo. E noi ci risentiamo, perché io mi devo confessare. Vieni che ti aspetto, buon Natale. Va bene. A tutti. Ciao, grazie mille, Don Nicola. Allora facciamo una cosa, per rifarsi la regia mi manda un po' della caduta del governo e intanto mi prepara la nuova telefonica, e così poi mandiamo gli altri video. La vogliamo far cadere questo governo con una battaglia mortale, anche un poco, su via. A me dispiace che Salvini abbia deciso di creare tensioni nel governo, ma questo governo in realtà ha sempre parlato poco e lavorato molto. Questo governo non era in spiaggia. Non spetta evidentemente al Ministro dell'Interno convocare le Camere. Non spetta al Ministro dell'Interno decidere i tempi di una crisi politica nella quale intervengono ben altri attori istituzionali. Non accetterò più quindi che vengano sminuiti la dedizione, la passione con cui gli altri ministri hanno affrontato l'impegno di governo. Di Maio è finito, è fallito.
farò in modo che questa crisi da lui innescata sia la crisi più trasparente della storia della vita repubblicana. E vai con la battaglia! E allora, mentre loro si scontrano in questa battaglia mortale, noi abbiamo in diretta telefonica Claudia. Poi vi dico chi è. Claudia, ci sei? Buonasera a tutti. Ciao Claudia, eccomi. Allora mi dai la possibilità, è colpa della regia, mi dai la possibilità di mandare un contributo in video e poi tu rimani in linea, tanto sentirai una bella musica. Assolutamente sì, grazie. Grazie, grazie. Rimani lì. Allora sì. Andiamo con il contributo e poi andiamo su Claudia. Immagini, avrete capito che parliamo di costumi di scena, di costumi di scena, e a questo proposito, ribadisco, le immagini erano relative a chi si occupa dei costumi di scena, ma con stasera apriamo una finestra sulla capitale. Ebbene sì, l'Orlando Curioso, Lab TV, avrà dei contatti frequenti con la nostra capitale, che come tutti voi sapete è Roma. Va bene, quindi ci collegheremo sempre con amici romani che ci spiegheranno le loro attività, perché secondo noi le attività culturali, sociali e tutto quello che avviene nella capitale sono lo specchio di quello che accade nella nostra nazione. Abbiamo Claudia Cecchini, che voi forse già conoscete indirettamente, poi capirete perché, che è costumista, è un'esperta di moda, è una grafica, è una bravissima fotografa, ed è una collaboratrice di una casa cinematografica che voi avete imparato a conoscere attraverso le nostre trasmissioni, che è la Caravan Film, quella di Giuseppe Aquino, che non è un giovane regista, ma è un regista. Scherzo con lui perché mi fa piacere farlo e perché faremo altre cose. E Claudia è una, diciamo, una eccellenza all'interno di tutto questo panorama. Allora, Claudia, come stai prima di tutto? Bene, io innanzitutto vi ringrazio per avermi dato questa opportunità. Beh, no, a noi fa piacere sentirti, sentire quelle quattro parole che ci scambieremo, ma vorrei iniziare con una mail che ho ricevuto e che mi ha fatto pensare a te. Ciao, mi chiamo Michele, ho frequentato prima il liceo artistico e poi la scuola di design, perché ero il resto appassionato di moda. Ecco. È però un settore difficile da penetrare, come quasi tutti quelli specializzati. Vorrei dunque avere qualche dritta in merito. Mi piacerebbe anche fare il fotografo, quindi ti abbiamo praticamente evocato. Il fotografo di scena, cinematografico se possibile. Ho notato che avete contatti qualificati e che non proponete solo banalità. Vi ringrazio in anticipo e vi saluto. Allora, caro Michele, abbiamo Claudia che condensa tutte queste figure. E quindi chiediamo a Claudia... È difficile il lavoro di costumista, di fotografo di scena, di operatrice del settore cinematografico? Allora, è molto difficile, ma basta avere comunque la passione. E, diciamo, la mia passione è nata sin da giovane. E infatti io ho realizzato dei costumi per diverse compagnie teatrali, i miei figurini di moda sono stati esposti al Palazzo dei Congressi, ho creato delle collezioni primavera-estate, che poi hanno sfilato all'interno di eventi romani, insomma, però ovviamente è molto difficile, ma la mia passione non mi ha mai abbandonato. Fino a che un giorno sono riuscita a conoscere, grazie a Alberto Rizzo, che attualmente è il direttore della Caravan Film, ho conosciuto il grande regista Giuseppe Aquino. E da lì è nata questa sinergia tra noi, e diciamo che... io sono la costumista e la fotografa della,
Caravan Film Roma. Claudia, io so che tu hai dato una mano a due prodotti che ci stanno molto a cuore. Uno è legato al, diciamo così, al mio libro, che è Ars in Omnia. E poi c'è Quarantena Live, che ancora dobbiamo vedere, ma che sicuramente nel prossimo anno riusciremo a gustare in tutta la sua intensità, perché nasce in un periodo molto particolare. Che esperienza è stata dare una mano a Giuseppe nella realizzazione di entrambi? Allora, è stato meraviglioso. Il film Ars in Omnia Saecula, diciamo che è stato creato un'immagine a questo tuo libro. Quindi è un'idea di Giuseppe Aquino ispirato quindi al tuo libro. Questo vuole essere un omaggio all'arte perché è un libro grandioso. È stata un'esperienza fantastica. Diciamo che tutta l'equipe. Ci siamo trovati benissimo e con Giuseppe si lavora veramente, veramente bene. Poi diciamo che il libro è quello che ha No, no, dato l'idea. fermati, se no dicono che ti ho chiamato per il libro, non ti preoccupare. Ha ispirato, va bene, è bellissimo il film. Scherzo ovviamente, Claudia, scherzo. Sì. Invece, ecco, senti, mi mettono il rumore dei soldi, che è l'unica Sì, lo cosa che non si sento. vede, perché noi, tutto il nostro gruppo, dovete sapere che lavora difficilmente per i soldi, se ne vede qualcosina ogni mese, ma niente di più. Vabbè, a parte gli scherzi, Claudia. Poi c'è stato Quarantena Live. Allora, nel periodo di crisi, tra virgolette, noi siamo stati abbastanza fortunati perché anche privilegiati, perché abbiamo lavorato da remoto e prodotto qualcosa che rimarrà comunque nella storia. Diciamo che Quarantena Live è stato anche un bene anche sotto questo profilo artistico. Cioè, diciamo che comunque è stato un lavoro molto pesante, tra virgolette, perché è stato un nuovo modo di vedere il cinema e quindi avere dei rapporti non più di viso, ma telefonici e da remoto. Benissimo, benissimo. Noi siamo tutti ansiosi di vederlo. Naturalmente ti giro l'invito che facciamo a tutti. Non appena sarà passato questo bruttissimo periodo che ci coinvolge tutti, ci vedremo qui nei nostri studi anche con te. Grazie, Ti volentieri, con vogliamo molto qui. piacere. E intanto per chiudere la telefonata interessante con te, salutiamo di nuovo Michele che ci aveva scritto. Ci vediamo una piccolissima parte di questa raccolta di foto che tu hai fatto con sottofondo di Tango B di Vanni Miele. Grazie, ciao Grazie, Claudia, ci risentiamo perché continueranno le grazie a voi, grazie. finestre su Roma, come siamo rimasti con Giuseppe e con gli altri. Grazie Perfetto, a grazie te. tante e buone Ciao. feste, arrivederci, Ciao, ciao. ciao. L'avete e state vedendo le sue bellissime fotografie che hanno fatto da colonna fotografica alla bellissima al bellissimo Tango B di Vanni Miele. Saluto Enrico, Giovanni e Filiberto.
soprattutto Enrico, perché è coinvolto in questo tipo di attività che è quella del progetto Meduse Immortali. Ora, tenendo conto che continua il nostro viaggio, o meglio collaborazione con gli artisti e i gruppi del territorio, noi avevamo proposto qualche settimana fa una produzione della compagnia Red Robbie. Avevamo sentito Pierpaolo Palma, non so se vi ricordate, avevamo visto anche un filmatino simpatico di uno spaccio di legumi, una cosa molto caratteristica. Oggi abbiamo Giorgia. Ciao Giorgia. Ciao, buonasera. Buonasera a te, grazie di essere stata puntualissima. Forse ti ho anche stressato. Vi stresso con le telefonate e gli appuntamenti. No. Ma a me fa piacere che funzioni la trasmissione, anche perché in 30 minuti è veramente difficile mantenere questo ritmo. No, assolutamente, anzi ti ringrazio a nome della compagnia Red Roger dello spazio che ci concedi. Ma figura, è un piacere, anche perché in molti vi conoscono, in molti impareranno a conoscervi e poi vi conosceranno ancora di più quando riusciremo a stare tutti in studio a divertirci dal vivo o a parlare di cose serie dal vivo. Che non vediamo l'ora. Ah, benissimo, che bello questo entusiasmo. Vedete, ecco l'Orlando Curioso. Abbiamo toccato un tema molto delicato, che è stato quello delle persone che hanno difficoltà in questo periodo, ma intanto riusciamo anche a sorridere insieme a Giorgia, che tra l'altro ci vuole parlare di barbonaggio teatrale. Esatto. Allora, che cos'è il barbonaggio teatrale e che cosa vi ripromettete di fare? Allora, praticamente noi abbiamo aderito a una vera e propria corrente artistica che si sta muovendo in tutta Italia, e non solo. È partita da Ippolito Chiarello, dalla Puglia, con la sua rete USCA, e praticamente adesso si chiama Teatro Delivery. Invece di ordinare la pizza, tu ordini noi che veniamo sotto casa tua a fare teatro. Ma anche se ve lo chiedo io, che non sono un bambino, venite sotto casa a farmi il teatro? Ovviamente abbiamo i nostri menù, abbiamo scelte per ogni gusto, diciamo così. È proprio un delivery, insomma, cioè posso esatto. Scegliere anche il tipo di teatro o no? Non esatto, esatto. Addirittura. E come faccio? Poi ci sarà una pagina Facebook per esatto, seguirvi? Sì. Faremo un evento Facebook dove ovviamente sarà spiegato tutto meglio, ci sono tutti i nostri contatti e da lì troverete tutto. Va bene. I ragazzi già stanno facendo partire l'evento, comunque da stasera massimo domani partirà l'evento Facebook. Perfetto, invece una domanda anche seria te la faccio, è difficile fare teatro nella nostra città? No, parla, mettiamoci la faccia, io ce la metto, dai. Diciamo solo se è difficile, non ho detto di trovare i responsabili, quelli li dico io, tanto li conoscono tutti. È difficile, ma dipende, tutto è difficile, bisogna avere la voglia di saper affrontare le cose. Perfetto. Noi abbiamo la fortuna di essere un gruppo di 8 persone e ci sosteniamo l'un l'altro a vicenda. Perfetto. Grazie Giorgia, grazie. Allora, grazie, senti, io ora faccio la vostra proposta di oggi, poi ci risentiremo nelle prossime puntate dell'Orlando Curioso. Ricordo che chi vuole avere contatti con Red Robbie troverà una pagina per il delivery teatrale. E ci divertiamo ora con Robbe e Cosare, Scopella Robbe e Paletti. Quello che ci vorrebbe in molti casi, Scopella e Paletti. Vabbè, ovunque. Poi dopo, quando rientro in studio, vi chiarisco l'argomento. Ciao Giorgia. Ciao, grazie a te. Scopella e Paletti. Ehi, hai bisogno anche tu in casa di un robo per cosare? Uacci pigna! Ciao, sono Bob Mercury e voglio mostrarti una fantastica invenzione. Quante volte ti sarà capitato di notare quanto sporco puoi avere in casa? Ma da oggi, direttamente a casa tua, Scopella! Scopella è l'invenzione fantastica per pulire il tuo pavimento dalle molteplici funzioni. Non ha bisogno di corrente, non ha bisogno di batterie, è resistente.
Pulisce su tutte le superfici. E da oggi, per le prime 100 telefonate, in omaggio... Paletti! Da abbinare a Scopella! Con Scopella e Paletti, sporcare non sarà mai stato così facile! Scopella e Paletti, clean up your life! Allora, dato che io vengo dal mondo delle radio, perché dovete sapere che tantissimi anni fa, all'epoca di Ciro, il dinosauro, io ero in una radio che si chiamava Radio Benevento Libera, sui 104 MHz, c'era un mito per noi che era Red Ronnie, e quindi ho sbagliato perché continuo a dire Red Robbie, e invece è Red Rogers. La compagnia si chiama Red Rogers, e troverete la pagina di Red Rogers e vedrete le loro produzioni. Grazie, grazie. E mica sbagliate solo voi. Siamo almeno 5 a 1 stasera, cioè avete sbagliato 5 volte voi e una volta io. Vedi, ti ho rivolto il volto migliore del mio gallo. E allora, siamo verso la fine della puntata. Vi ricordo ancora una volta il 379-1482-284. Siamo rimasti nel tempo consentito, 35 minuti. Prima di andare alla sigla e a qualche altra cosina finale per sorridere, è giusto ricordare che l'Orlando Curioso va in onda il martedì e il giovedì su Lab TV, emittente che funziona qualche volta sì e qualche volta no sul canale 625 del digitale terrestre, ma non avete alibi perché potete seguire la stessa trasmissione su Facebook e sui social media, compreso in streaming. E però non ve lo dico perché è facilissimo. www.labtv.net. Detto tutto questo, ci avviamo al Natale, ci avviamo con tutte le difficoltà di questo Natale. Veramente c'è, insomma, diciamo, c'è una strana atmosfera. Io non sono un grande esperto di selfie, noi selfie di surf, ecco, diciamo di surf. Però mi sembra che stiamo andando sulle onde da un bel po' di tempo, ci troviamo in grande difficoltà su questo surf con i nostri selfie, così ho chiuso la difficoltà. Perché non riusciamo davvero a comprendere, con molta serietà lo dico, se essere veramente rigidissimi o cercare di capire anche gli anziani che avrebbero voglia di trascorrere il Natale con i propri nipoti. È difficile, ed è difficile per chi governa, che però deve farlo, non può lasciare o dire che la colpa è sempre dei cittadini, ed è difficile per i cittadini che dovrebbero utilizzare di più il loro senso civico. Allora, chiarito questo, penso che a breve torneremo tutti in zona gialla, ma è una finta, perché le zone gialle funzionano come le arancioni e le arancioni funzionano come le rosse. Cioè, si può fare tutto, il contrario di tutto, ma alla fine non si potrà fare nulla. Allora, io spero che in questo scampolo di tempo che ci separa dal Natale si riesca a comprendere che nessuno vorrebbe creare problemi ai propri nonni o ai propri zii o ai propri conviventi, che da quando mi risulta però per legge possono rivedersi. Però ci sono tante sfumature. Allora, consentitemi di rivolgermi, perché so che c'è anche qualche amico che fa parte delle forze dell'ordine e so che c'è una grande sensibilità rispetto a questo. Allora io, che non ho ruoli istituzionali, mi rivolgo alle forze dell'ordine perché cerchino di comprendere lì dove c'è la necessità di comprendere, e il che non significa favorire il libertinaggio o favorire addirittura il virus. Significa solo capire che questo Natale ha un senso anche diverso rispetto agli altri, un senso interiore. A volte ci verrebbe da piangere pensando a chi è dovuto andare via, compreso amici, e non abbiamo avuto neanche la possibilità di vederli, noi che eravamo amici. Pensate ai familiari, è una delle cose più brutte che possa accadere a una persona. Ho visto una nota cantante commuoversi per televisione per questo. Ma a prescindere dalla cantante, pensate cosa significa improvvisamente veder ricoverare un parente e non vederlo mai più, neanche l'ultimo saluto. Non è possibile. Allora,
tutti insieme, compreso le forze dell'ordine, cerchiamo di andare verso il Natale con serietà da una parte, con consapevolezza dall'altra, con la mascherina che non deve essere un bavaglio, ma con l'intelligenza che tutti i governanti dovrebbero avere. Dobbiamo stare attenti a quello che diciamo quotidianamente e dobbiamo stare attenti a non dare i numeri, perché se diamo i numeri e se diciamo solo paura, 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 gli effetti saranno devastanti dopo, ce lo ha detto anche Don Nicola, il problema sorgerà dopo. Quindi dobbiamo trovare la tranquillità che in questo momento io non ho, perché sento dentro di me delle contraddizioni, la tranquillità di andare oltre questo periodo con gli occhi e con il cuore proiettati già al nostro futuro, tranquillo, tranquillo. Quindi cerchiamo di capire se siamo un pericolo per le persone a cui vogliamo bene, ma non tarpiamo le ali ai sentimenti, non cominciamo a dire baggianate di cosa fare in casa, quanti baci dare e quanti baci non dare. Lasciamo la libertà in funzione, perché sennò comincio davvero a preoccuparmi se si entra nella libertà individuale. Allora, io ho finito questo panegirico, ci siamo divertiti, abbiamo detto cose buone, cose meno buone, il gallo è qui, ha fatto due uova gialle, che poi sono le stesse, e allora io direi di andare direttamente al finale con un po' di musica, giusto per sdrammatizzare questo momento di sfogo, ma ogni tanto consentitemelo. Siamo i dottori, quelli del virus, siamo luminari, andiamo in TV. Uomini di scienza, epidemiologi, infettivologi, siamo i virologi, noi siamo il verbo, sappiamo tutto noi. Gli asintomatici sono contagiosi, ma hanno una carica virale molto bassa e quindi non possono contagiare, ma non ne siamo sicuri. D'estate muore il coronavirus, cioè non è che proprio muore il ceppo che muta e che perde la sua carica virale, ma è comunque letale. Non so capite, no. Mettete i guanti, non li mettete più. Il disinfettante, ma non serve più. E la distanza di sicurezza è di un metro e mezzo, ma se andate a ballare diventano due. Ehi, fai pure due metri e mezzo. Siamo più sicuri. Questo virus non esiste più, ma in autunno arriva al sud. L'idrossiclorochina non funziona più, la cura al plasma non è sicura. Le mascherine ed i tamponi ed il vaccino e la PIM, la fase 1, 2, 3 e 5, 6 e 7. E intanto noi siamo in TV a fare. E allora. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai. Giusto! E allora, il nostro gallo ha fatto le uova gialle. Io vi saluto, vi ringrazio, seguiteci, ci vediamo la prossima settimana. Ci divertiremo e parleremo di cose serie. L'Orlando è curioso e curioso resterà. Non ci abbandonate, la trasmissione è l'unica senza peli sulla lingua. E se domani pure tu, ragazzo mio, vedi un'aquila lassù, tu vai con le gambe che hai. Thank you.